120 anni sono un bel traguardo di vita anche per un'azienda che è stato raggiunto in questi giorni da Molteni Farmaceutici, una società toscana con una solida presenza internazionale. Facciamo il punto sulle attività di Molteni, soprattutto per quanto concerne le attività di innovazione, con Giuseppe Seghi Recli, amministratore delegato di Molteni Farmaceutici e di Molteni Therapeutics. Dottor Seghi Recli, ecco, ci racconta Molteni cosa fa nell'ambito dell'innovazione, so che ci puntate parecchio, ci riesce a dare un quadro generale delle vostre attività, dei vostri investimenti nell'area innovazione? Certamente, Molteni Farmaceutici, partiamo con dei numeri molto sintetici, investe ormai da quasi 5-6 anni il 12% del proprio fatturato in investimenti di ricerca e sviluppo. Dal 1998 si è permesso il lusso, posso dire così per una PMI farmaceutica, di costituire un gruppo di ricercatori che in ambito assolutamente autonomo e spaziando da tutte le aree di innovazione ha selezionato dal 1998 una linea di ricerca specifica su cui la società ha puntato dal 1998 fino ad oggi. Qual è questa linea di ricerca? Questa linea di ricerca parte da un approccio noto che è la terapia fotodinamica, brevemente è una terapia bimodale che mette insieme molecole fotosensibilizzanti che hanno una reazione di sintesi quando sono impattate da una fonte luminosa a una determinata lunghezza d'onda. Dagli anni 40 fino al 90 era stata unicamente indirizzata in ambito oncologico. La innovatività dell'approccio Molteni è stata quella di indirizzare questo approccio in ambito antimicrobico, contando sul fatto che ulcere di diverso grado possono essere infettate in alcune patologie molto spesso e l'efficacia degli antibiotici o comunque della strumentazione per la rimarginazione di queste ulcere è molto scarsa. Ecco, poi proprio utilizzando questa tecnologia avete appena completato il dossier registrativo di un nuovo prodotto che sembra molto interessante, che è l'RLP 068. Ecco, Esatto. ci dice che cos'è, di cosa si tratta e quali campi di applicazione potrebbe trovare se venisse approvato, ovviamente. Certamente, ha detto bene, siamo in fase proprio di deposito nelle prossime settimane. RLP068 è innanzitutto il lead compound, la molecola di punta che ha concluso tutto il suo iter di sviluppo. Noi abbiamo altre 20 molecole che possono essere, diciamo, oggetto di sviluppo ulteriore. Principalmente come dicevo prima, in questo ambito di efficacia nella vulnologia praticamente, quindi come coadiuvante alla riparazione dei tessuti e delle ulcere, abbiamo mirato il lead compound in una delle ulcere più complicate, che è quella del piede diabetico. Quindi abbiamo fatto con uno studio clinico, tra l'altro in collaborazione con la Regione Toscana, col progetto Orione, sfruttando un bando che la Regione Toscana aveva mirato con fondi europei proprio a progetti innovativi in ambito sanitario, il proof of concept su 60 pazienti diabetici con la patologia del piede diabetico, e abbiamo dimostrato un'efficacia significativamente statisticamente rilevante di questo prodotto nelle infezioni delle ulcere del piede diabetico. Ma cosa fa esattamente questo prodotto, dottore? Accelera la guarigione, la rende più possibile in un maggior numero di pazienti? Come stanno le cose? Allora, nella maggior parte dei casi delle ulcere e quindi anche nell'ulcera del piede diabetico, la maggiore fonte di mancata rimarginazione dell'ulcera è la presenza dell'infezione. Questo prodotto è in grado di, migliorando in situ le condizioni del microambiente, quindi agendo anche in qualche modo sulla parte batterica, migliora. Per la parte, diciamo, di tempo che abbiamo osservato, tende a migliorare la rimarginazione dell'ulcera stessa. E quindi in un settore, diciamo così, dove c'è un così limitato strumento terapeutico per impattare su questo tipo di patologie, riteniamo che possa essere uno degli strumenti che il medico possa utilizzare. Ecco, tra l'altro questo prodotto è stato sviluppato da una partnership pubblico-privato che prende il nome di Orione Net. Nata su iniziativa della Regione Toscana. Ecco, ce la spiega nel suo significato, nella sua utilità, ecco, per favorire l'innovazione. Certo, principalmente Orione è un acronimo che abbiamo dato al progetto che ha permesso di fare, diciamo così, l'ultimo miglio, cioè dopo dal 98 in avanti, in cui abbiamo scalato tutte le tappe della ricerca, dalla sintesi originale del principio attivo alle prove in vitro, quindi di laboratorio, ai modelli animali, fino alla fase clinica, mancava il proof of concept, cioè l'evidenza che questo prodotto fosse efficace in una particolare
una particolare patologia. Abbiamo scelto l'ulcera del peridiabetico grazie a questo contributo rilevante della Regione, che però non è stato solo un contributo finanziario, ma ci ha permesso di compartecipare così bene da creare proprio un network, anche se pur limitato, in cui abbiamo sperimentato questo prodotto e che riteniamo sia un network scientificamente all'avanguardia anche per diffondere la successiva messaggio di, che poi sarà congiunto all'emissione futura del prodotto in commercio. Quindi è stata una collaborazione non solo finanziaria, ma anche proprio, diciamo, scientifica, di progettuale, molto importante.